Benvenuti all'Appunto, una nuova trasmissione per approfondire temi politici e amministrativi, come sempre facciamo durante la settimana, con gli ospiti, consiglieri regionali. Andiamo a conoscere gli ospiti di oggi: Sergio De Vincenzi, del gruppo Misto Umbria Next, vicepresidente della terza commissione, benvenuto. E benvenuto Dattirio Solinas, del Movimento Democratici Progressisti, presidente della terza commissione. Buongiorno. Partiamo subito con eh, quanto fatto nell'ultima seduta dell'Assemblea legislativa, seduta statutaria, dove sono state approvate delle modifiche allo Statuto che mirano ad attribuire proprio all'Assemblea un rilievo maggiore rispetto alle funzioni legislative di indirizzo e controllo, con nuove disposizioni circa le commissioni di inchiesta e la disciplina dei gruppi consigliari. Ma noi ci soffermiamo invece. Su un emendamento proposto dal consigliere Sergio De Vincenzi eh, che, era, che riguardava la modifica dell'articolo 2 per dare attuazione alla mozione presentata eh, anche dal consigliere Ricci eh, qualche settimana fa di inserire un riferimento a San Francesco e a San Benedetto, in sintesi eh, si proponeva di delineare con maggiore attenzione il legame tra passato e presente, richiamando non solo San Francesco e San Benedetto, ma anche il patrimonio di eh, conoscenze che scaturisce all'Università, la cultura del rispetto dei diritti umani, della pace e della non violenza, poi io leggo testualmente l'emendamento di De Vincenzi, della legalità della cura e della protezione dell'ambiente. Insomma era un passaggio, c'è cioè, stata anche la proposta di riportare in commissione per approfondimento che lei non ha accettato. allora. Ma sì, eh, intanto questa della modifica dello statuto eh, diciamo è un atto dovuto perché tante eh, diciamo norme e passaggi andavano rivisti. Eh, si è voluto cogliere l'occasione per questo emendamento perché andando poi partendo da quella mozione approvata nel 2015 dove si volevano inserire appunto le citazioni dei Santi Francesco e Benedetto, in realtà... Eh, bisognava ampliare assolutamente il concetto di identità perché se andiamo a vedere la norma attuale fa riferimento solo ai valori ma non dice nulla sul fatto eh, sulla origine di questa comunità regionale quindi da dove veniamo perché sapere da dove veniamo, eh, quindi l'identità ci dà una prospettiva per il futuro, una direzione per il futuro. Questo è il tema sostanziale al di là dell'introduzione dei santi. Ora è chiaro che <coughs> rivisitando eh, l'articolato è emersa la necessità di fare riferimento a una storia ultramillenaria. No? È il tema quindi abbiamo gli Etruschi, abbiamo i Romani, abbiamo... Come sottolineato in aula, eh, anche eh, le invasioni barbariche con eh, i Goti e con i Longobardi, e quindi sono tutti aspetti poi importanti. È chiaro che all'interno di questo eh, poi abbiamo dovuto fare un riferimento anche alla storia recente. Quindi per esempio, ehm, il, la condanna di tutti i totalitarismi, cioè ormai eh, è evidente che c'è stato un fallimento di queste ideologie. E allora, perché non rimettere dentro una definizione generale, quindi con eh, un richiamo implicito al comunismo, al nazifascismo? Cioè, è questo il tema. Capire da qui dove vogliamo andare è eh, il passo successivo, insomma. Solinas, eh, in sintesi De Vincenzi, mi corregga se sbaglio, però rimarca l'importanza di sottolineare no, ancora di più l'identità dell'Umbria, no, quella che era la storia dell'Umbria, eccetera. Ecco, lei m, in aula chiaramente ha votato in maniera non favorevole rispetto alla proposta di De Vincenzi. Ma il mio è stato un voto, eh, diciamo sfavorevole eh, non perché riteniamo sbagliato quanto in, eh, espresso nell'emendamento, ma perché eh, di fatto eh, non c'è stato il tempo di discutere né in Commissione né in Aula approfonditamente su questo tema. Eh, io ritengo gli approfondimenti storico-culturali espressi nell'emendamento giusti di fatto, anche se li ho ritenuti un po' ridondanti. Eh, rispetto ad un documento come lo statuto che dovrebbe essere scarno, dovrebbe avere una connotazione essenzialmente laica e quindi eh, insomma, però se ci fosse stata la possibilità di discuterne si poteva trovare una, un, un punto di incontro di fatto, quindi non, lo ritengo, non è stato un voto tu cur. Eh, negativo eh, quindi magari ecco, riportarlo in commissione sarebbe stato meglio ho, ho, mi sono espresso a suo tempo nel 2015 eh, favorevolmente alla citazione di Francesco e Benedetto eliminando il, 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 la mozione di Ricci di allora sì, eh. perché io ritengo che sono il pensiero di questi due grandi uomini eh, del passato di fatto sono eh, fondamentali, sono importanti nella cultura, nell'identità cioè, storica del lume quindi inserirli nello statuto sarebbe stato un richiamo assolutamente opportuno sarebbe un richiamo assolutamente opportuno quindi su questo aspetto non mi, non mi ritengo assolutamente contrario quindi, quindi De Vincenzi potrebbe essere possibile, eh, quello che dice Solina, riportare in commissione e inserire Francesco D'Assisi e Samanetto no, Anorcia? Io voglio fare una precisazione cioè eh, l'emendamento è partito dalla commissione in commissione non si è voluto certo, tutto, ecco. eh, non si è voluto discutere in commissione eh, rimandando tutto all'aula Dopodiché ritornare in aula andare in aula e sentirsi sì, dire: il chiuso, Ma no, per me il discorso non è chiuso. Intanto abbiamo eh, definito un punto. Poi, se si vuole riprendere con queste eh, diciamo eh, premesse, eh, io non ho assolutamente problema. Anzi, lo auspico perché. Io credo che eh, intanto una definizione scarna e stringata in termini di identità e di valori eh, non, non è positivo, perché noi ce le dobbiamo dire le cose, metterle per iscritto. E tramandarle alle successive generazioni. Quindi il dibattito io lo auspico, lo, lo ripresenteremo anche per modificarlo, per integrare In questa legislatura, lei dice. Ma eh, non la vieta, insomma, se c'è una condivisione. d'accordo a riportare in commissione sì, io... questo, insomma. Mm. Allora, eh, una domanda così secca, parto da Solinas. Il fenomeno immigrazione. È più eh, diciamo, oh, collegabile con la parte riguardante la sicurezza o quella riguardante il sociale e quindi il welfare? Dove la collocherebbe lei? Sociale e welfare assolutamente. La sicurezza è una cosa a sé che riguarda eh, eh, chiunque delinque, quindi sono italiani, sono stranieri, sono, eh, sono criminali, quindi quello è un problema a parte che non riguarda... Eh, cioè, qualcuno approfitta e strumentalizza il tema dell'immigrazione per le questioni di sicurezza. Questa è la cosa più sbagliata che, che esiste, secondo me, perché ovviamente parla alla pancia delle persone, suscita le paure, ma l'immigrazione nasce dalla, dalla fuga per motivi estremamente gravi e seri da, eh, da paesi dove c'è la guerra, dove c'è la fame, dove ci sono i cambiamenti climatici che danno siccità e carestie. Per cui sono persone disperate, sono persone che attraversano il mare rischiando la vita, preda di sfruttatori, di trafficanti, di uomini, è lì che va prima di tutto incentrata l'attenzione dei paesi insomma, che dovrebbero controllare queste, queste minacce criminali e lì bisogna, la prima cosa da fare è combattere i trafficanti di uova. Dopodiché, visto che è un fenomeno epocale l'immigrazione e quindi non si può fermare e non si deve fermare, abbiamo, anche gli italiani sono stati migranti eh, tanti anni fa negli Stati Uniti e in altri paesi e purtroppo la, le gravissime diseguaglianze che affliggono la società mondiale, gli effetti nefasti della globalizzazione, neanche di positivi, ma ci sono anche effetti nefasti in termini di diseguaglianze. Fanno sì che le persone, quando non hanno da mangiare, se ne vanno, partono quando non hanno niente da perdere. Quindi, bisogna, io, qui la grave colpa è dell'Europa: l'Unione Europea ha la forza, ha le risorse per accogliere, che si tratta di. Qualche decina di... Le responsabilità vengono da lontano. Da no, lontano, assolutamente. Solini. Qualche decina di migliaia di persone, non sono, non sono invasioni, come si tende a dire Dogghi. in modo eh, ipocrita. Le, le migrazioni, leggevo tempo fa, non, eh, non si risolveranno mai, al massimo si possono gestire, d'accordo su questa Riflessione, le migrazioni nella storia, insomma, ci sono sempre state, sempre non ci sarà. Finché. Ne, bisogna nella... gestire e non pensare di risolvere sì, esatto, la cosa migliore. Gesti... leggevo sarebbe questo: però assolutamente ecco, vanno eh, gestite, vanno controllate, va create le condizioni per accogliere e integrare, assolutamente. Questa è la società giusta. Cioè, come la pensa? Eh, il fenomeno dell'immigrazione dell <coughs> è un fenomeno, come ha detto, estremamente complesso. È chiaro che. Eh, guardando poi i numeri e le realtà è anche molto favorito e strumentalizzato. Cioè è evidente che pensare a delle migrazioni dalle zone subsahariane dal Centrafrica eh, implica un'organizzazione, eh, tutta una anche presenza di malaffare di organizzazioni eh, che strumentalizzano, utilizzano queste realtà. Quindi io concordo con il collega sul fatto che eh, l'Europa in generale, ma io direi, eh, eh, le grandi nazioni dell'Occidente hanno grandissime responsabilità per quello che sta accadendo. Io trovo che il fenomeno dell'emigrazione è un fenomeno che danneggia in realtà tutti. Perché? Perché eh, le culture eh, si sono sviluppate in certi contesti con tutta una serie di, di prassi correlate a quello che è l'ambiente, quindi è una diversità che va tutelata, perché è chiaro che pensare di eh, impiantare degli europei in Africa implica ricominciare da capo un percorso che di adattamento, di eh, diciamo sviluppo sul territorio in relazione e viceversa, ovviamente, dall'Africa verso altri continenti. Quindi, eh. semplificare tutti questi processi significa non avere interesse a risolvere i problemi, questo è il vero tema. Per cui, bisogna andare sicuramente in Africa. Creare le condizioni per la sussistenza delle popolazioni e, e poi garantire lo sviluppo di quelle, di quelle aree. Ora è chiaro che noi siamo in un quadro internazionale mondiale in cui c'è uno scontro fra grandi potenze come gli Stati Uniti, la Cina, la Russia. E in tutto questo eh, quadro, ovviamente, queste popolazioni più deboli eh, stanno pagando lo scotto di questi scontri. Allora, entriamo, um, il tempo non è molto, quindi passiamo da un argomento all'altro con eh, diciamo, mh, particolare velocità. Eh, sono argomenti questi che richiederebbero chiaramente più tempo, ci sarebbero mille domande da farvi, ma mh, avremo occasione e modo nelle prossime trasmissioni. Parliamo di sanità, notizia di oggi... Stiamo registrando questa trasmissione, oggi è eh, giovedì 14 febbraio, tra l'altro è San Valentino, quindi auguri anche a tutti i Valentino e soprattutto agli innamorati, no? perché oggi è la festa degli innamorati di qualsiasi età, anche a voi chiaramente immagino. Eh, notizia di oggi, dicevo, il riparto del Fondo Sanitario Nazionale che ha assegnato all'Umbria oltre 1 miliardo 665 milioni di euro per il 2019. Quasi 18 milioni di euro in più rispetto al 2018, e questo a quanto si legge, grazie alla capacità di assicurare servizi e prestazioni di qualità, di garantire tutti i livelli essenziali di assistenza, ILEA, e il mantenimento in equilibrio dei conti. Insomma, Solinas, lei che tra l'altro opera nella sanità, come pure anche De Vincenzi, in branche diverse, eh, però oh, insomma, è una bella notizia, no? Assolutamente sì, io sempre ho sempre affermato che per questioni di giustizia, le regioni che eh, si comportano bene dal punto di vista dei, dei parametri assistenziali e dei conti pubblici della sanità debbono essere gratificate, devono avere più risorse. No? E questo finalmente si è verificato, l'Umbria eh, ha rispettato i parametri eh, diciamo del. del dell'assistenza sanitaria è rientrata e quindi viene considerata ancora regione benchmark rispetto ad altre e quindi anche i conti della sanità sono a posto eh, con uno sforzo enorme perché ricordiamo che c'è stato un progressivo taglio, una un progressivo definanziamento del servizio sanitario nazionale e quindi anche conseguentemente dei servizi regionali. E quindi abbiamo fatto i salti mortali per mantenere i servizi attivi, per mantenere il livello qualitativo in, eh, del nostro servizio sanitario e dei nostri sistemi assistenziali eh, adeguato. Quindi questo riconoscimento in termini di maggiori risorse, 18 milioni in più fanno sempre comodo, eh, è una cosa giusta, assolutamente giusta. Io dico sempre che si può fare di più, siamo ancora un po' indietro nella riorganizzazione dei servizi nel contrasto ai tempi di attesa lunghi nel contrasto alle inappropriatezze quindi si può fare molto adesso aspettiamo questo piano sanitario regionale nuovo che dovrebbe arrivare in commissione a breve lo discuteremo come al solito faremo eh, partecipazione con le associazioni, con i cittadini con tutti coloro che ci richiedono un confronto sul tema così importante del nuovo piano la nuova programmazione sanitaria per i prossimi anni e quindi insomma c'è da fare ancora molto io sono di quelli che Pensano che bisogna fare di più, sempre di più, migliorare ancora di più perché c'è eh, una percezione non ottimale dei, dei nostri servizi in generale. Ci sono alcuni punti critici ancora che vanno sì, migliorati. Tra poco li affronteremo, De Vincenzi, su questo, sì, su questa, questo riconoscimento. Diciamo. Beh, questa è una buona notizia, sicuramente, però. Eh... Anche, eh, mi trovo anche mi trova d'accordo quello che, che diceva il collega Adesso: che il vero problema non è solo quello dei soldi, ma soprattutto come si spendono in relazione ai servizi e alla organizzazione dei servizi stessi. Quindi il problema è Realmente, eh, questo piano sanitario che noi stiamo attendendo dall'inizio di questa legislatura, adesso stiamo di fatto nell'ultimo, è nell sì, nel, suonata la campanella del, dell'ultimo anno. Ma eh, noi ancora non abbiamo in consiglio una bozza di questo piano sanitario, se ne sta parlando, se ne è parlato anche sui giornali. Eh, le settimane scorse sono uscite fuori delle bozze io stesso ho fatto un accesso a atti all'assessore all Barberini per chiedere eh, sui giornali si parla di bozze ma noi non sappiamo niente non conosciamo nulla allora vorremmo sapere effettivamente poi questi, alla luce di questa notizia questi fondi come saranno impiegati? Perché eh, effettivamente abbiamo tutta una serie di situazioni che lasciano molto perplesse. Ad esempio si è lanciata l'AFT, le aggregazioni funzionali sul territorio, in vista della riduzione del, eh, diciamo degli accessi a pronto soccorso per i codici bianchi e quant'altro. In realtà sono delle strutture... Eh, che, che ad oggi garantiscono le, le prescrizioni durante l'ora dei pasti. Insomma, questa roba qui non serve, serve soltanto a sperperare dei soldi per i coordinatori di questa FT, ma non offrono un servizio in relazione all'ottimizzazione. Lei spesso si è soffermato sui servizi, seri, eh, sui servizi territoriali, no? lo avete fatto anche in moltissime audizioni dove c'è questa richiesta di, di, di diciamo, aumentare i servizi. Eh, sul Territorio, a che punto siamo? Prima lei poi eh, Solinas. Ma eh, a me sembra eh, che insomma tutto questo poi eh, dovrebbe essere oggetto del piano eh, sanitario. Eh, eh, no, a me lo aspettiamo, però insomma due cose le possiamo dire. In realtà noi abbiamo visto anche proliferare di proposte di legge su tutta una serie di, di questioni importanti, penso anche all'ultima eh, sul neurosviluppo o quant'altro. Eh, ma il problema vero non è fare leggi, il problema vero è fare un'organizzazione che metta a sistema tutta una serie di servizi in relazione a quelli che sono i bisogni. Allora questo è nella potenzialità della giunta, dell'assessorato e questo noi chiediamo, ma lo stiamo chiedendo dal primo giorno di legislatura, ma prima di noi ce l'hanno chiesto, lo chiedono gli utenti, sì, i pazienti. In molte audizioni c'è questa, cioè questa richiesta, Solinas. Beh, la sfida è, eh, del territorio, l'assistenza territoriale è eh, fare in modo che le persone che hanno dei problemi gestibili sul territorio evitino di andare in ospedale. Quindi occorre un potenziamento dei servizi territoriali, dove eh, è necessario, per appunto far fronte a problematiche cliniche gestibili sul territorio, gestibili nelle aggregazioni funzionali dei medici di Medicina Generale che devono funzionare anche negli orari magari pomeridiani e notturni, per magari eh, eh, codici verdi, codici bianchi, Il del pronto soccorso, certo, fare, attrezzatura è, e personale adeguato, e anche piccoli ospedali che devono rimanere con questa funzione territoriale fondamentalmente di servizi per l'assistenza. Basilare di fatto. No? Questo, insomma, questo è nell'ottica del nuovo piano, quindi lì va potenziato. Io penso molto alle questioni della cronicità, alle questioni degli anziani con disabilità che non possono spesso essere gestiti a domicilio quindi necessitano di ricoveri in residenze assistite, eh, soprattutto dopo ricoveri in ospedali per acuti. No? Quindi in queste situazioni devono essere potenziate le, le strutture in, cosiddette intermedie della sanità. Territoriali. Quindi servono più posti perché la sfida è quella lì, la sfida è l'invecchiamento della popolazione, le maggiori patologie croniche, la maggior frequenza di patologie croniche, le disabilità, abbiamo parlato anche ieri in commissione, quindi ci vogliono risorse su questi ambiti qui, più risorse e maggiore eh, disponibilità di servizi. Allora, nell'ultima riunione della terza commissione avete ascoltato i sindaci della Media Valle del Tevere eh, su, diciamo, eh, sui servizi per la non autosufficienza. Questione spesso all'ordine del giorno delle vostre riunioni. È un confine sottilissimo no? questo tra la sanità e il sociale, eh, con qualche problema organizzativo che interessa chiaramente anche gli enti locali. Eh, come risolverlo? Perché mi sembra ci sia una. Particolare attenzione, parto da lei Solinas e poi da De Vincenzi. La, noi faremo una sollecitazione al, all'assessorato perché il problema espresso dai sindaci di, della zona sociale 4 è molto serio. Si tratta di una, eh, un consistente numero, più di 35 credo, no? se non ricordo male, persone con grave, gravissima disabilità che devono essere quotidianamente trasportati dal domicilio ad un centro eh, convenzionato per, eh, un, di fatto è un centro diurno dove si per, però si fa anche riabilitazione che è molto utile per queste patologie, persone che hanno anche situazioni cliniche abbastanza delicate rischiano l'attacco epilettico, quindi di fatto sono, eh, sono trasporti sociali che però hanno anche no, connotazioni sanitarie, quindi bisogna trovare... Una soluzione tale per cui non gravino i costi del trasporto sulle famiglie e quindi e sui comuni, perché il problema, qual è? Che il sociale è in gran parte è a carico dei comuni. I comuni non hanno più risorse, cioè. sono alla, alla, alla canna di... del gas. Per cui... Il confine, andare verso esatto. sanità, per cui cioè la sanità, cioè... le USL si devono far carico no, di certe sì. situazioni. Su questo specifico punto, io credo che ci siano anche in regione molte disparità, per cui alcune strutture sono gestite. E eh, convenzionate in un certo modo con il servizio sanitario regionale, altre eh, in maniera diversa. Allora su questo c'è bisogno di fare chiarezza, verificare le singole eh, convenzioni che sono in atto e cercare di omogenizzarle perché poi c'è anche un problema oggettivo di come poter fare gli appalti, di come poter gestire le singole rette e quant'altro e questo potrebbe semplificare un'organizzazione eh, per i comuni stessi perché poi eh, il problema è che certi tipi di appalti diventerebbero troppo onerosi come nello specifico caso eh, della quarta zona. Ora, poi c'è cioè il discorso, ha fatto un richiamo generale alla disabilità, in realtà noi dobbiamo renderci conto che in Regione grosso modo abbiamo 40.000 disabili, fra gravi e gravissimi, ecco, il quadro è enorme come si può immaginare e eh, di questi 40.000 sostanzialmente un quarto, poco più di un quarto, riesce ad avere tutta una serie di agevolazioni, penso per esempio l'assegno di cura per quanto riguarda gli affetti da sla o altri, che non trovano riscontro per tante altre persone. Quindi la coperta è sicuramente corta, però se noi riusciamo a riorganizzare bene i servizi e offrire tutta una serie di possibilità, noi ci dobbiamo rendere conto che ci sono tante situazioni. Nelle case, perché poi restano circoscritti nelle certo. case, eh, con problemi familiari, con problemi ovviamente per il paziente e noi di questo ce ne dobbiamo fare carico. Non si può chiudere eh, eh, diciamo l'argomento in due minuti. Eh, stiamo predisponendo una risoluzione in terza commissione che eh, abbiamo affrontato questa ieri proprio una prima bozza eh, dovremo riarticolarla molto bene perché ci sono queste 20 e passa mila persone che restano fuori da tutta una serie di agevolazioni più che agevolazioni sostegno perché il certo. tema è questo Beh. E quindi eh, proveremo a trovare una sintesi, perlomeno una strada da indicare alla Giunta, poi ci sarà un combattimento da fare perché ovviamente la visione della Giunta potrà essere di un certo tipo, ma a noi ci interessano i cittadini e i loro bisogni. Allora, siamo quasi in conclusione, parliamo di lavoro e welfare, eh, la domanda è, eh, mi piace eh, conoscere e sapere. Eh, qual è il vostro giudizio sul di cittadinanza voluto dal governo e soprattutto dal Movimento 5 Stelle? Lo considerate davvero come strumento di politiche attive del lavoro o no, De Vincenzi? No, non mi pare proprio che sia una politica attiva, nel senso che è un passaggio eh, in vista dello sviluppo eh, dell'immissione dell nel mondo del lavoro. Il tema è chi crea il lavoro. Chi è che eh, crea le condizioni per cui il reddito di cittadinanza sia un momento di passaggio in vista del lavoro? Il welfare lo vede eh, lei, insomma. Ma, in di, fa momento. di fatto sì, perché è un momento di sostegno, ma il tema vero è la creazione dei posti di lavoro. Ma però è vero che in Italia eh. c'è molta povertà, quindi potrebbe essere visto anche come. È un momento di è sostegno. Lo positivo, eh, come sostegno beh, lei come beh, lo considera? Beh, io lo considero come un momento di sostegno in vista del raggiungimento dell'obiettivo che è quello del posto di lavoro. Il tema è che cosa mettiamo sul piatto della bilancia per creare posti di eh, lavoro. Questo, certo. Perché se ragioniamo qui in Umbria è chiaro che eh, la situazione è sotto gli occhi di tutti, non ci sono le condizioni per lo sviluppo. Torniamo sempre al solito discorso, eh, il vero petrolio di questa regione è il turismo. Allora abbiamo investito sul turismo che non significa solo ricezione, che non significa solo eventi, ma che significa trasporti, che significa certo. cura del territorio. Non ci dimentichiamo. Quindi una visione più ampia dal a, punto di vista in Assolutamente, è un momento importante, ma non può ridursi a questo, evidentemente. Solinas come la pensa? Reddito di cittadinanza eh, può avere una connotazione positiva per l'inclusione nel mondo del lavoro, ovviamente, questa è una funzione proficua, però ovviamente giustamente, come diceva Sergio, serve creare condizioni per una maggiore offerta di lavoro, quindi è inutile includere se poi nel lavoro non c'è anche le funzioni dei centri per l'impiego, no? se poi l'offerta lavorativa è scarsa non si va da nessuna parte. Ritengo assolutamente necessario in, alcuni, in alcune condizioni sostenere determinate famiglie, determinati soggetti in povertà assoluta, quindi, in questo senso, anche molte nazioni europee hanno un reddito, di città, un reddito di dignità, chiamiamolo come vogliamo chiamarlo, ma di fatto un sostegno alla povertà. In questo senso, io lo vedo come qualcosa di sicuramente positivo. Se poi questo. Porta anche a un percorso che conduce a, una, a trovare un lavoro tanto di guadagnato. Però di fatto ci sono ormai in Italia ci sono più di 6-7 milioni di persone in povertà. Quindi in questo caso ci serve qualcosa di, sperando che la situazione migliori, in futuro e che si creino più opportunità. Allora, un minuto per parlare di politica. Eh, sia Solinas che De Vincenzi siete stati eletti su due liste oggi. Eh, siete parte del gruppo misto, eh, Solinas è eletto nella lista del Partito Democratico, eh, poi c'è stata questa uscita eh, nel gruppo misto e nel Movimento Democratici Progressisti, articolo 1. Eh, De Vincenzi, eletto con la lista civica, ricci presidente, ricci era candidato, ricordiamo, della coalizione di centrodestra per la presidenza della regione, poi durante il cammino anche lei è passato dal gruppo misto, uh, nell'altro nell diciamo gruppo che si chiama Umbria Next, che tra l'altro è un'associazione che lei no sta portando avanti al di fuori del de lavoro è, è consigliare. A, a sostegno proprio del della, movimento de, civico perfetto. di, di, di Rilio. Eh, questo, però, poi, la domanda sì. è chiaramente: in prospettiva tra un, anno, tra un anno si vota per la Regione Solinas il 2020. Sì, quale sì. sarà la vostra collocazione? Ah, io... In questo momento sono in una fase, il mio partito è in una fase costituente, sabato e domenica ci sarà un congresso costituente, nascerà questa nuova forza politica di sinistra, eh, di fatto collocata nel campo progressista italiano, quindi vedremo quello che succederà. Io sarò orientato verso un eventuale inserimento in una lista progressista per le prossime regionali, non so se mi ricandiderò personalmente ma la mia forza politica, forza politica a cui appartengo si collocherà in quell'ambito lì sicuramente, eh, spero in una candidatura forte, autorevole, anche candidature civiche adesso vanno molto di moda anche perché le le targhe dei partiti non è che riscuotano grandi successi. Eh, eh, Martina o Zingaretti? Zingaretti al 100%. Eh, De Vincenzi, lei... Rimaniamo nel centro-destra ma non... oggi rimane anche... lo vede con la Lega oppure ma, lo vede? Perché qui è un momento ma, in ma, cui Ma no? in questo momento è un momento di transito, sicuramente la Lega sarà il partito trainante. Eh, in Abruzzo eh, questa alleanza si è ricostituita. Eh, noi auspichiamo che questa alleanza ci sia ovviamente anche qui in Regione. L'operazione che noi stiamo facendo è quella di eh, riconnettere un pochino quei gruppi civici che sono sul territorio e che hanno questa visione è chiaro che è tutto in evoluzione eh? non è pre -pre qui ma, diciamo, no, una diciamo, strategia. diciamo la strategia c'è l'idea c'è è quella di rimanere nel Oggi centro-destra vedi. in questa visione è chiaro che poi il partito preponderante sarà quello che decera un pochino le regole della partita non abbiamo altro tempo come vedete abbiamo parlato di diversi argomenti abbiamo concluso con la politica ringrazio gli ospiti Sergio De Vincenzi del gruppo Misto Umbria Next Attilio Solinas del Movimento Democratico progressisti articolo 1 eh, presidente della terza commissione grazie per essere stati con noi anche a voi per averci seguito chiaramente l'appuntamento alla prossima settimana